Allora, Sindaco, normalmente dal numero dei flash si capisce l'importanza della manifestazione, no? E perciò oggi siamo di fronte, in base ai riscatti che sono stati fatti, di fronte a una manifestazione importante come quella del Tenco, che ringrazio tutti voi di essere qua presenti. Io vorrei giusto dire due parole di ringraziamento a tutti coloro che lavorano, hanno lavorato su questo importante evento, ma soprattutto vorrei fare un discorso non tanto sul dettaglio della manifestazione, che senz'altro l'assessore e gli addetti ai lavori sono molto più bravi di me, però credo che lo sforzo, considerato che comunque l'amministrazione, mi spiace sempre che io parlo sempre di questioni economiche, purtroppo, ma considerato lo sforzo anche da parte dell'amministrazione in questo evento, che dimostra anche il fatto che ci crediamo, e credo che proprio per far sì che questo evento non sia solo, vuol dire, un passaggio all'interno della nostra città, credo che il fatto che da settimana prossima anche il Club Tenco abbia una sede proprio all'interno di Sanremo come l'ex stazione, che ci sarà l'inaugurazione mercoledì, ecco, credo che questo sia già un primo segnale proprio per fare, cosa vuol dire? Fare che comunque il Tenco dobbiamo viverlo tutto l'anno, non solo, voglio dire, quella settimana. Dunque questo secondo me è un passaggio importante che voglio rimarcare, proprio il fatto che, voglio dire, di far sì che durante l'anno si possa sempre vivere e guardare, capire cos'è il Club Tenco, perché purtroppo i tre giorni che con un grande sforzo gli organizzatori cercano ogni anno, e non solo i vari passaggi durante l'anno, di promuovere, però il fatto di avere una sede secondo me è un passaggio molto molto importante, perché da questa sede non è solo, voglio dire, un fatto così estetico, ma all'interno di questa sede, poi non voglio svelare nulla, ma comunque ci saranno delle attività, ci sarà la percezione per far capire a tutti i turisti e anche alla stessa cittadinanza di sentire odori di musica tutto l'anno. Il fatto anche ieri che a fianco a me c'è Stefano Senardi, che si è lanciato un po' questa idea che da un po' che girava, del fatto di fare una scuola di formazione, no? Di iniziare, voglio dire, anche non solo con Aria Sanremo, ma cercare di fare qualche cosa di più consolidato sul nostro territorio. Questo è un altro passaggio importante che non a caso, secondo me, Tenco e anche scuola di formazione possono anche avere poi una sinergia nel futuro. Ecco. Perciò il mio intervento, il mio saluto è soprattutto concentrato su questi aspetti, sul fatto che è giusto investire in quello che è la canzone, che forse il Tenco è qualcosa di più della canzone, perché si parla di autori, si parla anche di una qualità, di un livello forse più di nicchia, ma sicuramente più alto, però far sì che tutte queste cose, questi nostri investimenti, pian pianino inizino comunque ad avere una sinergia uno con l'altro, per poi l'obiettivo di tutti noi è quello che Sanremo per tutto l'anno possa essere veramente una vetrina musicale e veramente la città della musica. Questo vi saluto, vi ringrazio e lascerei la parola, credo, all'assessore Cassini o agli organizzatori, chi è Mara che gestisce... Mara, chi lasciamo la parola dopo di me? A mia figlia, non so, chi lasciamo? Come volete. Sì, parto proprio da quello che diceva il sindaco, perché voglio dire, al di là del valore chiaro della manifestazione del premio Tenco, che abbiamo già avuto modo di sottolineare l'anno scorso, come in tutte le altre manifestazioni, sono tanti anni che il premio Tenco ci accompagna la tradizione musicale della città di Sanremo, e anzi ne è uno dei pilastri fondamentali. Ebbene, dicevo, accanto a questo valore sempre sottolineato, e come giusto che sia, dobbiamo anche in qualche modo valorizzare questo intreccio dinamico e assolutamente positivo che quest'anno abbiamo visto realizzato proprio in questa edizione. E un intreccio dinamico tra le realtà musicali della città e le realtà culturali, perché il programma del Tenco è un programma ricco, come abbiamo visto, che è fatto di delle serate principali, ma che è fatto anche di tanti eventi collaterali che vanno veramente a completare un quadro
quadro di altissima qualità. Dicevo intreccio dinamico perché all'interno del programma delle serate sottolineo la partecipazione, e ci fa molto piacere, della Orchestra Sinfonica, che suonerà, quindi sarà protagonista di una delle serate, e poi chiaramente negli eventi collaterali le collaborazioni con ad esempio le organizzazioni di via, per cui Piazza Borea Dolmo, La Pigna, le associazioni che in queste zone collaborano e lavorano. Quindi in sostanza questo è indubbiamente un appuntamento clou del calendario manifestazioni del Comune di Sanremo. È un'attività, quella del Club Tenco, che come sapete si sviluppa lungo un anno, quindi tutto un anno di impegni. Questo è il momento tradizionalmente più esposto, più evidente, e sarà fatto quest'anno non soltanto di musica ma anche di tante parole, perché e di tante narrazioni, nel senso che essendo la festa di Francesco Guccini ci sarà tanta musica intorno a Guccini, ma ci saranno anche tanti narratori che parleranno di lui e con lui. Poi il programma vi sarà ovviamente più puntualmente illustrato. Questa esperienza di questo anno, che appunto vede momenti serali, momenti pomeridiani ed eventi collaterali, traccia, per quanto ci riguarda e per quanto riguarda l'amministrazione comunale, una prospettiva di lavoro. Vogliamo che tutte le nostre manifestazioni, soprattutto quelle più impegnative, quelle più radicate in città, ma anche quelle che hanno maggiore visibilità dal punto di vista mediatico, il festival e il Tenco, prendo i due esempi di maggiore rilievo a livello musicale, possano avere un ulteriore consolidamento all'interno dell'attività amministrativa cittadina, per cui l'esperienza del premio Tenco lungo un anno, l'esperienza del legame con l'Orchestra Sinfonica, una nuova area Sanremo, che è quella che abbiamo presentato ieri, e poi la scommessa del futuro, no? La scuola di formazione, che in qualche modo, l'auspicio dell'amministrazione è questo, dovrà trovare insieme a tutte queste altre realtà culturali una sintesi che vada proprio nel senso, come diciamo sempre in queste occasioni, ma perché ci crediamo veramente, non è una sottolineatura di rito ma è la verità, che vada proprio nel senso del profondo radicamento e della costruzione reale di questo progetto di Sanremo Città della Musica. Un elemento a corollario: la prossima settimana ci sarà un nuovo incontro con la direzione nazionale della SIAE, proprio perché sta andando avanti anche quel progetto di collaborazione, di protocollo di intesa tra Comune di Sanremo e SIAE. Quindi ecco, è tutta un'attività che ha come obiettivo questo. Lasciatemi aggiungere come elemento di merito per l'amministrazione comunale è quello di avere individuato tutto sommato in pochi mesi, e di avere poi realizzato con la collaborazione del Club Tenco questa sede del Club Tenco stesso. Noi abbiamo detto, quando l'abbiamo presentata, il Club Tenco ha trovato una casa. E ha trovato una casa a casa sua, nel senso che in qualche modo noi abbiamo voluto proprio dire il Club Tenco. No, non gliel'abbiamo venduta, ma non parliamo di nuovo di soldi. Il sindaco è sempre molto attento a questo aspetto, e non sempre gli raccontiamo. 14 milioni di patto di stabilità. Non sempre gli raccontiamo proprio tutto, ecco, quindi insomma. Altrimenti. Così, ecco. Però dicevo, ha trovato casa, la giusta casa, una bella casa a casa sua, perché in questo tempo deve rimanere a Sanremo. Ecco, il messaggio che abbiamo voluto dare, d'accordo con la direzione del Club Tenco, è proprio questo. Il Tenco è una creatura di Sanremo e a Sanremo deve rimanere. E abbiamo stabilizzato quindi questa realtà dando una casa che vedremo in tutta la sua bellezza mercoledì prossimo, alle 18:30, quindi il primo appuntamento è martedì.
Quindi primo appuntamento uno dei, martedì, uno, sì. Uno dei primi appuntamenti sarà lì nella nuova casa del Tenco. No, e ripeto, no, il primo appuntamento. Ho detto uno dei primi appuntamenti. No? Uno dei primi. Uno dei primi. Ah, uno è il secondo è uno dei primi. Scusami, faccio confusione io. Giuro che si può dire. Okay, uno dei primi eventi è proprio questo e ripeto, è un motivo di, nel grande orgoglio per questa manifestazione, è un motivo di particolare orgoglio perché questo è una cosa che abbiamo voluto insieme al Tenco e abbiamo realizzato in tempi brevissimi. Grazie a tutti. Bene. A chi tocca? Agli organizzatori? Stefano, vuoi dire tu una cosa? No, io posso solo, sono qua con due cappelli. Con due cappelli, giusto? Quasi tre. Ma devo, no, ringrazio sinceramente, ringrazio la disponibilità dei maestri dell'orchestra e della fondazione perché al di là del mio ruolo all'interno hanno accettato di, e questo mi pare importante sottolinearlo, di suonare e di dare la loro prestazione a titolo completamente gratuito. E questo è una cosa che mi riempie un po' di soddisfazione perché i maestri hanno compreso che bisogna fare anche qualche piccolo sforzo per essere un po' più radicati sul territorio, cosa che purtroppo questa orchestra sinfonica non è stata in questi ultimi anni. E approfitto anche con l'altro cappello per ringraziare i miei amici del Club Tenco per aver accettato di ospitare l'Orchestra Sinfonica di Sanremo sul loro palco. Questo è quanto, insomma, per quanto riguarda la sede, se posso dire una cosa, già che abbiamo due cappelli, spero presto che anche l'Orchestra Sinfonica abbia una sede. È uno degli obiettivi prossimi. Saranno delle sorprese, dai. È uno degli obiettivi prossimi a cui daremo degna risposta. Ecco, e poi sulla sede del Tenco stiamo facendo un sacco di ragionamenti anche belli, interessanti, che potrebbero essere collegati o collegabilissimi al discorso della scuola di formazione, sulla quale possiamo. Sì, la sede del Tenco, come sapete, proprio qua noi ne siamo particolarmente felici, come ho detto è stato proprio una cosa epocale, quindi avere quella sede prestigiosa. Qualcuno di voi è già passato a trovarci e ci ha visto pulire, aspirapolvere, pitturare, queste cose qui per renderla bella per il 21 e i giorni a venire. E chiaramente la sede del Tenco è aperta a tutti gli artisti, a tutti coloro che vorranno fare qualche cosa di artistico, naturalmente, dentro a casa nostra, come hanno detto prima. Per esempio, proprio vi racconto un piccolo episodio, in questi giorni che c'è Cantiere Sanremo, qualcuno degli artisti, dei giovani ragazzi che ha un indirizzo più cantautorale, quindi che si era già presentato a noi, mandando demo, queste cose qui, mi hanno chiamato solo per chiedermi un'indicazione dove poter andare a fare delle prove, se qualcuno li poteva ospitare per fare delle prove. Cioè, ho detto, cavoli, se avessimo già la sede pronta, invece, no, cioè proprio per pochissimi giorni non è ancora sufficientemente pronta per ospitare anche i giovani artisti di Cantiere Sanremo che hanno bisogno di uno spazio per fare le prove. Sul cast direi che grosse cose non dobbiamo dire perché il cast parla da solo, gli incontri parlano da soli, sarà uno spettacolo bello come sempre. La particolarità però che mi piace sottolineare è che tutti gli artisti che vedete in cartellone hanno accettato di fare un pezzo di Guccini e voi sapete che non è facile invitare un artista e dire sì, vieni, però devi cantare la canzone di un altro, quindi non è facile. E poi Guccini, che non è semplice, escludo, ma non ne sono sicura perché forse nel frattempo si è organizzata anche lei, il premio Tenco. Ma l'altro canadese, l'altro straniero che viene al Tenco fa anche lui la canzone di Guccini, quindi tutti hanno accettato di fare il pezzo di Guccini. Naturalmente siete tutti invitati mercoledì 21 alle 18:30. Direi che
grosse cose, altre cose non ci sono da dire. Nino. Però vorrei dire che è anche bello rivedere tanti amici sì. che hanno costruito e hanno reso famoso il club, che gli ha dato questa caratteristica di umanità, di piacevolezza di stare insieme, l'arte di incontrarsi, hanno in maniera piacevolissima risposto e sono tutti qui. Io penso a Carlo Petrini, a Azio, di Bra, a tutti i musici di Buccini. Tutti i musici di Buccini. Il nostro premio Tenco Guido De Maria, che è stato un po' il padre dei fumetti. Cantatori di quegli anni. Guccini stesso, Vecchioni, Davide Leondino. Cioè è proprio un ritrovarsi per stare di nuovo 3 giorni insieme in amicizia, che è poi la cosa che ha sempre caratterizzato il club. Ecco, pensate che alcuni amici storici di Guccini, tipo i suoi musicisti, uno di questi Tiziano Barbieri, verrà il 23, farà questo incontro, starà con noi la sera, partirà di notte per tornare a casa perché la mattina dopo deve fare una cosa che non è riuscito a spostare. E quindi cioè, lui parte di qua alle 4, alle 5 del mattino, finito il dopotempo, e torna a casa a pur di esserci. La stessa cosa a Biondino, che la mattina dopo deve essere addirittura a Treviso da quelle parti lì, quindi... Cioè pur di esserci, questa è la forza nostra, è la forza del Tenco, devo dire. Il Tenco riesce a fare questi miracoli qui. E voglio ancora fare un ringraziamento alle collaborazioni, naturalmente all'Associazione di Piazza Borea Dolmo, che si è presentata tramite Simona De Meles, che ci ha tenuto i contatti, che fanno questo happy hour in Piazza Borea Dolmo alle 19. Chiaramente ringrazio Pignamon Amour, che qui è rappresentata dal doppio cappello di Ersilia. E voglio ancora ringraziare una nuova collaborazione, che è quella di Renzo Balbo, che con la radio fa una pillola tutte le settimane, una trasmissione tutte le settimane, che si è reso disponibile ad aiutarci. Voglio ancora sottolineare che quest'anno abbiamo parecchie, tornano le televisioni, quindi c'è il TG3 che ci ha scritto, il TG1 che verrà a fare delle cose, viene per la prima volta Rai 5 Carlo Massarini, viene Roberto Vecchi, che peraltro viene proprio a spese sue, però vuole esserci. Roberto Vecchi è uno degli autori di quelle trasmissioni di musica di Rai 5 o di Rai Arte, e quindi è presente anche lui. Ho chiesto al comune, che come sempre si è reso disponibile, l'agevolazione degli spostamenti degli artisti e delle troupe televisive, perché dove possono abbiamo chiesto alle troupe di fare anche delle interviste in esterne, quindi di andare a fare delle interviste in location sanremesi, e quindi per questo abbiamo chiesto l'agevolazione degli spostamenti che il comune ci ha concesso. Devo fare questa piccola mail oggi pomeriggio. Sì. Tra le altre cose il comune ci ha concesso anche questa agevolazione negli spostamenti, che è fondamentale per agevolare il lavoro delle troupe e televisive e degli artisti. Bene, chiudiamo, che credo che il tempo sia passato. Cosa fa l'orchestra sinfonica? L'orchestra sinfonica diretta dal maestro Vince Tempera eseguirà 3 brani di Guccini. Di Guccini. Che sono stati scelti dal direttore artistico. Dal direttore artistico, sì. Enrico De Angelis. E canta la messa di York, e canta. Ci ha conosciuto a giugno, quando c'è stata la rassegna sull'Eros, che abbiamo conosciuto e apprezzato a giugno, e quindi l'abbiamo. Sono giovanissima. Sì, lei. Scusate, facciamo intervenire, c'è ancora il Presidente, poi c'è il signor Vacchino, sì. E poi facciamo le domande. Ecco, tra i ringraziamenti assolutamente l'Ariston,
che ho dimenticato, ho fatto le associazioni, ma l'Ariston, che è praticamente nostro partner insieme al comune, insieme alla SIAE e quindi è al casinò, certo, è al casinò. Che non può essere qua stamattina, ma c'è. Ripartiamo dall'inizio. Uno dei dati più importanti forse l'ha detto il nostro sindaco, quanto con il suo stile inconfondibile ha detto che dal numero dei flash si capisce l'interesse della manifestazione. Non solo dal numero dei flash, anche dai loghini che ci sono sui manifesti, che crescono, cioè sarebbero cresciuti ancora se realtà radiofoniche e televisive si fossero fatti vivere prima. Il problema è che anni fa c'erano pochi flash in questa sala, pochissimi loghi sui manifesti e il Tenco era arrivato nei motori a scoppio, cioè il punto morto inferiore, probabilmente era arrivato al punto inferiore di visibilità. Quest'anno abbiamo un simbolo che è una locomotiva. Se tutti saliamo su questa locomotiva è in moto, non è statica, ha un fumo di note ed è, e sta andando. Se noi saliamo tutti su questa locomotiva, la città ne trae beneficio e l'anno prossimo avremo altri loghi interessanti. È tornata Rai Radio 2 ufficialmente, non c'era, c'è Rai 7 Live, abbiamo una voce fuori campo che ci suggerisce, grazie, che ha scelto qua di presentare il suo nuovo brand, il suo nuovo marchio. Abbiamo Rai 5, abbiamo un interesse, abbiamo ancora ieri altre realtà, come vi dicevo, che ci cercano per dire: veniamo anche noi, ci inseriamo anche noi, facciamo anche questo. E dico sì, ok, si verificava l'anno scorso, no, 2 anni fa, no. Perché? Perché stiamo veramente crescendo, stiamo facendo qualcosa di importante. Questa rassegna è molto potente perché è veramente un coinvolgimento di un numero di persone come finora non si era ancora verificato. Alla rassegna, vogliamo tutti, qui siamo per la rassegna, abbiamo tutti rimarcato l'importanza di una sede e su questa locomotiva, anche tramite questa sede, se salgono anche le realtà che sono presenti ed operano nel settore musicale a Sanremo, possiamo probabilmente costruire qualcosa che faccia sì che Sanremo diventi un punto di riferimento nazionale, fino anche internazionale, di tutto quello che è il panorama musicale. Questo è l'aspetto più importante. Noi contiamo, grazie alle sinergie col Comune, alle sinergie con l'Ariston, che è importantissima anche quella, di continuare a crescere e far sì che l'anno prossimo ci siano ancora più flash, magari chiudiamo anche le luci così siamo costretti a vederli meglio. Tutto. Grazie. A proposito di fare le cose insieme, perché non gli diciamo facciamo il giro, come consiglio, ognuno si prenota. Allora, Tenco 2015 non è solo un valore per la città, ma anche per l'Ariston. Noi siamo sempre onorati di ospitare questa festa, diciamo, questa festa dei cantautori, questa festa tra amici. È una manifestazione, forse la più longeva, che si svolge all'Ariston, più del festival. È la manifestazione, in ordine, dopo il festival, più importante per l'Ariston e quindi non per niente sono venuta anche accompagnata dal nostro operatore che ha ripreso questa conferenza e che andrà in streaming nei social network, nel nostro sito, sui nostri, per l'importanza che ha. Noi appunto siamo sempre onorati e con piacere rivediamo facce amiche di quanti? 50 anni, 40 anni, non lo so, perso il conto, comincia 40 anni. Sì, 40 anni. Quindi che dire, il programma è bellissimo, interessante, c'è interesse di pubblico e quindi complimenti agli organizzatori. Era un piccolo dettaglio, grazie. Volevo dire a proposito dei collegamenti che la commissione della selezione di Aria Sanremo sarà presente in toto all'inaugurazione della sede del Club Tenco. Sì. Sospenderemo i lavori un po' prima per essere puntuali a prendere l'aperitivo. Quando parlava il presidente, l'imperatore, mi ha fatto riflettere su una cosa che poi sicuramente. Però il fatto che coincidano le date di Aria Sanremo e quelle del Tenco, secondo me, è un aspetto estremamente interessante che il prossimo anno, anzi, dobbiamo lavorarci, prenderci l'impegno tutti.
proprio per far sì che durante, voglio dire, quest'area Sanremo si possa anche fare qualcosa all'interno di questa sede, di questa casa Tenco, come anche spalmarla sulla città, perché poi non dimentichiamoci che poi c'è anche questo discorso, che forse una critica che è sempre stata un po' avanzata era quella che comunque la percezione di questo Tenco deve esserci, voglio dire, in tutta la città, perché poi questa è un'altra sfida importante che sicuramente tutti noi, per tutti noi, voglio dire, sicuramente ha un senso. C'era un'altra cosa, ma me la sono dimenticata, riguardo non mi ricordo più. C'è un'altra cosa che volevo dire, che mi è venuta in mente quando parlava l'imperatore, che era importante secondo me anche sul discorso. Ecco, il fatto anche, un aspetto che ieri mi ha fatto piacere, proprio ieri avevamo una troupe della RAI che durante Aria Sanremo faceva già delle riprese per poi trasmettere durante questa prima serata, no, delle, che ci sarà il 27 novembre per Sanremo Giovani. Ecco, trovare anche appunto degli, tutte queste sinergie, no, avere una troupe della RAI, fare una riprese Aria Sanremo, fare un passaggio sul Tenco, ecco, tutte queste cose qua dobbiamo sfruttarle tutti insieme proprio per dare il massimo della visibilità a quello che si va a fare, perché come diceva Imperatore, alla fine bene, tutto bene, però poi sono importanti gli sponsor, i marchi, chi collabora veramente per divulgare tutto questo gran lavoro che è stato fatto da parte di tutti. Se c'erano delle domande o qualcuno vuole aggiungere, c'è una domanda da parte dei giornalisti? No, scusate, mi sono dimenticato un ringraziamento importante, volevo ringraziare la mia socia Jenny, che senza di lei non saremmo in regola con l'Empas, con l'Inps, con tutte queste cose qua. Posso dire una cosa, poi ho parlato troppo, però è importante forse, perché lega un po' tutti. Mi pare che anche il direttore generale della SIAE forse venga al Tenco. Sì, assolutamente. E questo è importante perché quando parliamo di Sanremo città della musica, stiamo parlando di una città che è città della musica perché ospita un festival, che è un festival della canzone, non è dei cantanti. Al di là di che cosa è il festival di Sanremo, in che cosa l'hanno ridotto, dai giudizi che si possono dare sul festival o no, è il festival della canzone. E devo dirvi che con grande piacere, ieri, forse perché iniziava la lezione Pagani e subito dopo ci arrivano Fossati, noi abbiamo chiesto agli iscritti, che sono adesso a questo punto oggi a consuntivo più di 300, oggi c'erano più di 420 persone nell'aula, cosa che ci riempie di soddisfazione, abbiamo chiesto a loro chi di loro era autore, chi di loro scriveva, e per la prima volta in un corso di questo tipo, che normalmente di interprete abbiamo trovato l'80% dei ragazzi che si dichiara autore, poi con che esiti non lo sappiamo, ma questo ci conforta e ci fa capire che sarebbe o sarà bellissimo magari organizzare una giornata della prossima area Sanremo, dei prossimi corsi, proprio nella sede del Club Tenco. Io volevo, scusate, velocissimamente ancora una cosa, però è evidente, plasticamente evidente, però da sottolineare il fatto che tutti noi in questo momento, in queste occasioni, stiamo anche facendo uno sforzo per lavorare sulla mentalità sanremese, che in genere è una mentalità che divide, invece qui l'orchestra, il Club Tenco, Area Sanremo, tutte le altre realtà musicali e culturali di Sanremo, che sono tante, molto vivaci, molto vive, e che non cito ma che ricordo tutte quante, devono lavorare e stanno cominciando a lavorare insieme. E perché davvero l'unione fa la forza in questo caso in particolare. E questo direi che è un valore aggiunto fondamentale, ripeto, importanti realtà, istituzioni anche, che si uniscono, che collaborano, fanno sinergia e si rafforzano a vicenda e danno valore l'una con l'altra. La scommessa è che poi veramente Sanremo ritorni, essendo città vera della musica, a livelli nazionali e internazionali, ad essere riconoscibile in questo senso, ma non per eventi sporadici o, come dire, unici, no? Per una forza globale che racchiude tutta l'energia della città. Domande? Bene. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.